qui ai margini della fiera fa la cosa giusta. Favorino ha appena parlato della qualità del umido raccolto a Milano, che è stato considerato superiore a quello che mediamente raccolgono in Germania. Perché? Ma sì, anzi, è stata una cosa buffa e paradossale, nel senso che abbiamo ospitato di recente questa delegazione di tedeschi. Loro si stanno ponendo il problema di come aggredire con la raccolta differenziata dell'organico anche il contesto urbano, perché hanno una previsione che rende obbligatoria la raccolta differenziata dell'organico per tutta la popolazione tedesca a partire dal 2015. Perché attualmente non è tanto. No, attualmente la raccolta differenziata seguita da compostaggio e digestione anaerobica è considerata l'opzione preferenziale secondo la loro legge sulla chiusura dei cicli della materia. Però è considerata preferenziale ma non obbligatoria. Diventerà obbligatoria a partire dal 2015. Loro si stanno ponendo il tema di come introdurla nei grandi aggregati metropolitani. La città più grande della Germania, che attualmente la fa su tutta la popolazione, Dortmund, che fa 600.000 abitanti, hanno sentito parlare dell'esperienza di Milano, sono venuti a visitarla con noi e la cosa paradossale e buffa, ripeto, era che mentre giravamo e vedevamo la qualità dell'organico, loro ci chiedevano: ma avete preparato appositamente i bidoni? Perché anche noi eravamo in imbarazzo per l'eccessiva qualità. Era davvero troppo bello. E questo sostanzialmente deriva dal fatto che ai nostri cittadini, nei nostri modelli tipici, forniamo gli strumenti necessari a rendere la partecipazione confortevole. Secchiello casa per casa. Secchiello casa per casa, il secchiello aerato che consente di liberarsi dell'umidità in eccesso e abbassare la fermentescibilità, soprattutto i sacchetti biodegradabili che consentono, no, quella gestione ordinata e confortevole dello scarto fino al giorno della consegna. In Germania invece non danno i sacchetti biodegradabili, ma poi la gente li usa lo stesso usando quelli di polietilene normale, che determinano un certo livello di impurità, e quello determina poi, come sempre succede, l'effetto catena. La gente vede è migliore da noi per via dei sacchetti? Sostanzialmente sì, è migliore in qualità e soprattutto è maggiore l'intercettazione. Perché mangiamo meglio, abbiamo quindi gli scarti organici quello Paolo è ovviamente fuori discussione, in quello non mi sono neanche addentrato. No, c'è da dire anche che le nostre intercettazioni di organico sono decisamente superiori, e noi da tempo usiamo lo strumento diagnostico dell'analisi del rifiuto residuo. Da noi nel rifiuto residuo c'è tipicamente dal 10 al 15%, a volte anche meno del 10% di organico, il che significa una fortissima intercettazione dell'organico a monte. Teniamo presente che se il rifiuto residuo è solo più il 30% del rifiuto iniziale, avere il 10% di organico nel rifiuto residuo vuol dire che solo il 3% di organico rispetto al rifiuto iniziale non è stato intercettato, vuol dire che circa il 90% dell'organico è stato raccolto differenziatamente, ovviamente, se partiamo dal 30%. Nei quartieri dove c'è il portaporta, ovviamente. Nei quartieri dove c'è il portaporta, no, col cassonetto stradale invece bisognerebbe fare tutte altre considerazioni, ma io la cassonettizzazione stradale la considero un sistema transitorio, un errore di sistema. Va bene, voglio fare solo Invece in Germania tendono ad avere il 30% di organico nel rifiuto residuo, il che significa che la gente non fa bene la raccolta differenziata. Voglio fare solo un'ultima domanda. Sì. Così, a flash. Ma anche due, Paolo. A flash no, perché sennò siamo preparati. Fare un'altra intervista. Quindi solo a flash. Ma abbiamo, come agricoltura, come vita, che ne so, orti, eccetera, così tanta capacità poi di utilizzarlo, questo compostato, quello che viene fuori? Ti devo dare una brutta notizia. La brutta notizia è che non basta. No, questa perché potrebbe essere buona. Per me che sono agronomo è una brutta notizia, perché noi subito, quando cominciamo a promuovere questa strategia della raccolta differenziata dell'organico, evidentemente ci siamo subito posti il problema. Se noi estendiamo il sistema al 100% della popolazione, che numeri vengono fuori? Bene, e ci siamo accorti che in tutta Europa, tenendo conto del rapporto popolazione su ettarato, viene fuori una produzione potenziale di compost che va dal 3 al 5% della superficie agraria utile. Il che significa che il compost è un contributo importante, non ci risolve il problema, però noi certo lo possiamo destinare intanto a tutte le colture più di pregio che hanno bisogno di sostanza organica, perché le strategie europee ci dicono di rimettere la sostanza organica al centro della fertilità complessiva. Dopodiché bisogna fare altre cose dal punto di vista agronomico, no? Cioè riprendere la pratica del sovescio, riprendere la pratica della stabilizzazione dei letami. Bisogna recuperare anche gli scarti dell'agroindustria, la trasformazione delle derrate, perché noi per il momento stiamo parlando solo del compost da raccolta differenziata delle famiglie, cioè del sistema urbano. Sì, sì. Poi c'è tutto il sistema agroindustriale. Comunque la preoccupazione è che non sappiamo cosa farci. No, a me da agronomo io ho la preoccupazione inversa, come ti ho detto, no? Ho la preoccupazione.